Cosa ho imparato questa settimana, ragazzi? Abbiamo avuto due lezioni di marketing potentissime, tenute forse neanche con tanta consapevolezza da parte loro, da due persone estremamente diverse. Non so se ve ne siete accorti, ma una è questa bella attrice e famosa americana, dove qualche giorno fa sta passando qualche giorno di vacanza da noi in Italia, in Puglia, ha scoperto, non li aveva mai mangiati, i taralli. Allora, Olivia Wilde ha 4 milioni di follower su Instagram, 2 milioni su Twitter, e in questo video che potete trovare in rete è stato condiviso e ripostato da tutte le testate italiane, non chiede ai propri follower come mai sono così buoni e cosa c'è all'interno dei taralli perché non riesce a smettere di mangiarli. Sembrerebbe quasi una pubblicità dove qualche azienda che li produce abbia pagato Olivia Wilde per fare quello che vedete. Qual è la lezione di marketing? Allora, 35 anni che faccio questo lavoro, non avete un'idea di quante volte mi sono sentito dire: no, ma lei sa, io sono la terza generazione, ho questa attività da 50 anni, mi conoscono tutti, non ho bisogno di farmi vedere, i social sono una cavolata, non servono a nulla. Allora, usate lo stesso entusiasmo di Olivia in questo video. Come dice sempre Harry De Luca, muovete chiacchiera, parlate dei vostri prodotti con l'entusiasmo che ci ha messo questa ragazza, non pagata da nessuno, non aveva nessun interesse a fare questo, ma la sincerità nel degustare un prodotto che ha trovato wow e con lo stesso effetto wow ne sta parlando in questo video. Quindi fatene tesoro di questa lezione di marketing potentissima. Ci spostiamo in Portogallo. Avete visto che c'è stata la giornata mondiale della gioventù e avrete sicuramente visto spezzoni di quello che è accaduto in Portogallo, dove questo prete, Guilherme Peixoto, qualcosa del genere, sicuramente sbaglio la pronuncia, ha la passione dei DJ set e ha dato la sveglia a 1,5 milioni di ragazzi arrivati lì per ascoltare le parole del Papa, tutti accampati, quasi tutti con il sacco a pelo, alcuni con le tende. 6:30 del mattino, questo è partito con un DJ set techno pazzesco, dove ha prodotto lui dei brani, dove ha usato delle preghiere piuttosto che dei canti tipici usati durante le messe in chiesa, ma nella versione techno. Allora, questo prete nel 2006 ha aperto un bar in questa cittadina portoghese dove lui ha la sua comunità, la sua chiesa, che si chiama Hard Rock Ludos, e per creare aggregazione tra i giovani, dove lui ogni tanto fa questi DJ set. Nel 2019 si è fatto benedire le cuffie da Papa Francesco e qualche giorno fa, guardate alle mie spalle la folla, 1,5 milioni di ragazzi e ragazze che ballavano al ritmo di questi brani. Allora, nel video che sta passando alle mie spalle ho tolto l'audio, però andatevi a vedere Spotify, c'è una sua radio e una playlist con i brani, alcuni dei brani che ha utilizzato domenica per il DJ set. 6:30 DJ set. Non so quante ore è durato, poi è arrivato Papa Francesco e ha parlato ai ragazzi. La sera è proseguita con il suo DJ set. Qual è la lezione che dobbiamo tirar fuori? Ah, dimenticavo,
circa 40.000 ascoltatori mese sul suo canale Spotify. Allora, qual è la lezione di marketing? Allora, anche qua centinaia di volte, ma sì, ma i giovani non capiscono, sono perdi tempo, passano tutto il giorno sui social. Io ai miei tempi facevo in una maniera diversa. Ai miei tempi, alla loro età, io non avevo il telefonino. Allora, si sta parlando di crisi di vocazione, crisi della Chiesa cattolica, crisi della comunicazione. Allora, quando io ho frequentato l'università, uno degli assiomi sulla comunicazione era che una comunicazione che parte dall'emittente deve arrivare al ricevente, il ricevente non capisce, quindi non arriva il messaggio che l'emittente ha mandato, il problema al 99% lo si imputa al ricevente. Non avrà capito, sarà stupido, non ha le capacità di. E invece il problema della comunicazione, se non arriva, è dell'emittente che probabilmente non ha utilizzato gli strumenti e gli strumenti comunicativi adeguati all'interlocutore che aveva di fronte. Allora, tu hai 1,5 milioni di giovani che sono comunque giovani, che potrebbero avere qualcuno la vocazione, che sicuramente credono in Dio, che frequentano la Chiesa, ma sono pur sempre dei ragazzi. Allora tu l'alleluia glielo puoi far recitare e cantare anche su una base tecno, che è una comunicazione che arriva immediatamente a questi ragazzi. Quindi, quando voi fate le vostre comunicazioni, i vostri messaggi, i vostri slogan pubblicitari, la comunicazione della vostra azienda, dovete sempre riferirvi al target con il quale volete parlare, con il target individuato per i prodotti e servizi che voi vendete e fornite all'interno della vostra azienda. Non è il ricevente che si deve adeguare a voi, ma siete voi che vi dovete adeguare al ricevente. Quindi, un'altra mega gigantesca lezione di marketing fatto da questo prete che tra l'altro andatevi a vedere, ci sono decine e decine di video sia su TikTok che su Instagram, quanto era divertito in quello che stava facendo e soprattutto guardatevi i ragazzi in questa enorme distesa di persone, quanto erano felici di questa situazione. Non so, forse non ho curiosato abbastanza. Per me è la prima volta di vedere veramente applicato questo concetto che è fondamentale. Quindi è inutile continuare a parlare in latino, se poi il latino questi ragazzi non lo conoscono. Quindi usiamo il loro linguaggio, quindi non solo in questo contesto, ma in generale. Quindi questa settimana io sono grato a Olivia Wilde e Guglielme per queste due bellissime lezioni, oltretutto gratuite, di marketing che ci sono state regalate da queste due grandi persone. Io vi saluto, vi riaspetto qua sul canale YouTube di Vetrine Vetrine per altre lezioni e altri consigli del tutto spassionati.